Ed eccoci qui ancora e come sempre, insieme per un nuovo viaggio nel mondo della musica, accompagnati dalle note di canzoni che hanno segnato momenti della nostra vita e anche con la voce di artisti amati stranieri e italiani. Oggi è la voce di un'artista donna che di recente si è dovuta prendere una pausa, annullando la sua partecipazione a un grande evento, ma che comunque ha garantito un ritorno e noi ci crediamo. Il suo nome è Fiorella Mannoia che ha annunciato di non star bene, rinviando l'evento una Nessuna 100.000 al 2019. 2024. A comunicarlo è stata l'artista stessa con un comunicato sui social: Sono mortificata nell'annunciarvi che sono bloccata a letto a causa di un'ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpita qualche giorno fa, spiegato la Mannoia, che è direttrice artistica di questo concerto evento contro la violenza sulle donne, la cui prossima data non è ancora stata definita. Nulla di grave, comunque, o almeno di non rimediabile, certamente per Diversi giorni mh, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi, amici, organizzatori, tutti con un grandissimo gesto di affetto solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti sono commossa della solidarietà che mi state dimostrando, ha aggiunto la cantante che eh, quest'anno ha 69 anni. Come spiegato da Ferdinando Salzano, fondatore di Friends and Partners organizzatore dell'evento, da mesi stiamo lavorando a questo evento con una straordinaria risposta da parte del pubblico che lo ha reso sold out in soli 20 giorni. La presenza di, Fiore... di Fiorella, però, ha aggiunto davanti e dietro le quinte è a tutti gli effetti imprescindibile. Non possiamo pensare di realizzare lo spettacolo senza di lei, che, oltre ad aver coordinato la direzione artistica e musicale di tutto lo show, sarebbe stata protagonista di bellissime collaborazioni musicali con i suoi amici e colleghi che hanno accettato l'invito ad essere sul palco all'Arena di Verona per questa importantissima causa, aggiunto appunto eh, Salzano. L'evento nel 2022 eh, si era tenuto l'11 giugno eh, nell'RCF Arena di Campovola Reggio Emilia. Sul palco c'erano sette donne e artiste. Fiorella Manoia naturalmente, ma anche Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. E con loro anche sette colleghi: Caparezza, eh, Bruno Rissas, Diodato, Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez e Deros Ramazzotti. Lo spettacolo è è Nato ed è stato pensato per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. E allora adesso vogliamo dedicare eh, a tutti voi e a noi stessi una canzone proprio di Fiorella Mannoia, come i dubbi dell'amore, che risale al 1988 era parte del disco Canzoni per parlare, come molte tra l'altro delle canzoni di Fiorella Mannoia che parlano al cuore lanciando messaggi profondi. Un titolo importante dunque. Che abbiamo voluto rispolverare per voi. Buon ascolto e alla prossima puntata!